Paura nella notte a Galatina. Erano circa le 2 quando 4 ragazzi si sono ribaltati con l'auto sulla quale erano a bordo, finendo in una campagna sulla strada provinciale che collega Galatina a Noa. Gravi le condizioni per una 20enne originaria di Alezio, trasportata d'urgenza al Vito Fazzi di Lecce. La ragazza in coma si trova ora nel reparto di rianimazione. Nel nosocomio leccese si trova ora anche un altro ragazzo, mentre gli altri 2 sono stati trasportati presso l'ospedale di Galatina. Le lamiere dell'auto si sono trasformate per i 4 in una vera e propria trappola. Brindisi, sventato sbarco di stupefacenti sulla costa, il velivolo delle Fiamme Gialle stava effettuando normale attività di pattugliamento quando nella notte appena trascorsa ha intercettato un'imbarcazione con 2 persone a bordo in avvicinamento a forte velocità verso la costa a sud della città, verosimilmente carico di sostanza stupefacente. Nonostante le condizioni meteo marine avverse, gli scafisti hanno proseguito la corsa abbandonando l'imbarcazione tra gli scogli e liberandosi del carico illecito, impedendo così ai finanzieri l'individuazione e il recupero dello stesso. L'imbarcazione, della lunghezza di 7 metri circa, è ora sotto sequestro. Il Circolo dei Buoni sbarca da oggi nelle principali città della Puglia l'iniziativa di beneficenza contro la crisi economica pensata da Caritas e agricoltori per permettere alle famiglie indigenti e bisognose di festeggiare il Natale ricevendo in dono pacchi alimentari. La solidarietà va in scena anche a Lecce. Per tutta la giornata sarà possibile trovare la fattoria di Campagna Amica Salento in Campo in via Foscarini. Si tratterà di alimenti di prima necessità, spiega il Codacons, provenienti dalla rete di produttori agricoli di Campagna Amica che saranno raccolti presso mercati, agriturismi, botteghe e fattorie sparsi in tutta Italia. Caritas individuerà poi le famiglie a cui destinare il buono per il ritiro dei pacchi. Poco più di 24 ore i giallorossi saranno di scena nella sfida interna contro il Pisa allo scopo di cercare l'immediato riscatto dopo la sconfitta di Frosinone. Non pochi i problemi che affliggono il tecnico Franco Lerda, sono tanti infatti i calciatori costretti a dover alzare bandiera bianca. Ad ogni modo la formazione da schierare verrà decisa dall'allenatore di Fossano poco prima dell'inizio della partita, ma il Lecce dovrebbe presentarsi con Perucchini tra i pali, difesa a 4 con Sales, Diniz, Vinetò e Lopez, Salvi e Amodio davanti ai difensori, Melara, Bogliasino e Dumbia a supporto dell'unica punta Miccoli. Al Via del Mare fischierà Sacchi di Macerata, calcio d'inizio alle 14:30.